Il brano che abbiamo letto è un brano carico di dolcezza, di tenerezza di Gesù verso Simone. Questa volta lo chiama così, Simone Pietro. Siamo dopo la risurrezione, Gesù appare ai suoi discepoli sul lago di Tiberiade, in quel luogo dove tutto era iniziato. L'esperienza con Gesù era iniziata proprio lì, attorno al lago. E lì Gesù fa ancora una volta una richiesta a Pietro. Tre volte gli chiede se lo ama e tre volte Pietro tenta di rispondere. Ecco, già intravediamo in questa risposta i tre rinnegamenti di Pietro. E Pietro sa che tre volte Gesù l'ha tradito, ma questa volta Gesù non vuole in qualche modo infierire contro Pietro, non vuole quasi compensare i tre tradimenti, i rinnegamenti di Pietro. Gesù vuole far fare un'esperienza diversa al discepolo che ha chiamato a guidare la sua Chiesa. Chiede di amarlo e Pietro risponde invece con un tono differente, semplicemente ti voglio bene. E Gesù ancora insiste, mi ami? E ancora abbiamo sentito Pietro rispondere, ti voglio bene. Ecco, poi Gesù, in modo sorprendente, usa la stessa espressione di Pietro, mi vuoi bene? Ecco, Pietro, di fronte a questa testimonianza, questo amore di Gesù, riconosce che non è tanto la sua quantità di amore, la sua qualità dell'amore che fa amare Gesù Pietro. Non è il nostro amore che ci fa conquistare l'amore di Dio. Dio ci ama. Questo è il messaggio che oggi il Vangelo ti dà. Ma è straordinario che non è che il nostro amore in genere è di reciprocità. Noi amiamo una persona e aspettiamo che l'altra persona ci ami allo stesso modo. L'amore di Gesù invece, l'amore verso Dio, è che Dio ci chiede, non ci chiede la reciprocità verso Dio stesso, ma l'amore verso i fratelli. Se amiamo Dio, dice Gesù, ama mio fratello, mostrami il tuo amore amando chi ti sta accanto. Ecco la prova che Pietro è chiamato a fare, pasci le mie pecorelle, prenditi cura del mio gregge, prenditi cura dei tuoi fratelli. Ecco, allora anche noi siamo chiamati ad amare come possiamo, non con l'amore di Dio, col nostro voler bene al Signore, ma che Lui rimanga il nostro riferimento. E per amare Dio, per mostrare l'amore a Dio, dice Gesù, amatevi gli uni gli altri. Questa è la qualità dell'amore cristiano, questa è la differenza di amare Dio. Dio non vuole essere amato se non attraverso i fratelli che stanno accanto a noi. Chiediamo allora il dono dello Spirito, perché è l'amore di Dio in noi che ci spinge ad amare gli altri, che ci invita ad amare chi ci sta accanto. E allora sì che sapremo anche noi voler bene al Signore, così come siamo, sapendo che non perderemo mai il suo amore anche nel nostro modo semplice di amare, anche nel nostro modo incapace di amare come Lui. Ma è Lui il nostro punto di riferimento, è Lui che ci dà ancora una volta quella parola con cui tutto era iniziato. E Pietro la sente come ancora un invito di amore. Seguimi. Gesù aveva fatto questo invito all'inizio, lo fa ancora a Pietro dopo tutto il tradimento, dopo tutto quello che aveva rinnegato Pietro. Gesù ancora ha bisogno di Pietro, ha bisogno di manifestare il suo amore a Pietro e Pietro lo sente questo amore. Ecco, anche noi possiamo allora fare esperienza di essere amati dal Signore.